appelé velours de ton lit. Quand j'oublie jusqu'à notre amour, di Rinascerò, Dario Flammini, Antonio Scolletta, Mauro De Federicis, Carlo Michini, Roberto Della Vecchia e i ballerini bravissimi Dennis Fernandez e Matilde Beccaria. Tributo a Milva e al sodalizio artistico con Astor Piazzolla. Allora, Martina Corniati, che effetto le ha fatto, insomma, rivivere in qualche modo attraverso questa rappresentazione in studio quel sodalizio artistico di sua mamma con Astor Piazzolla? Ma è molto bello sempre, perché effettivamente il tango di Astor è stato uno dei grandissimi momenti, anche di più lunghi, più profondi della carriera di mia madre. Come ho raccontato nel mio libro, nella biografia di mia madre che ho scritto e che sta per uscire fra poche settimane in libreria, L'ultima diva, per i tipi alla nave di Teseo, l'incontro con Astor avvenne a palcoscenico, quindi in Rai, ed avvenne all'inizio degli anni Ottanta, proprio fra anni 70 e anni 80. Astor suonava la sigla che si chiamava Profumo e odore di caffè, Fumo e odore di caffè. E si piacquero, si capirono e misero insieme uno spettacolo straordinario, il tango, che debuttò a Parigi alle Bouffes du Nord, il teatro di Peter Brook, con la complicità di Madame Rosin, che era la Micheline Rosin, era il braccio destro di Peter Brook e che amò moltissimo questo spettacolo, e la regia di Pippo Crivelli. Senta, Martina, fu un successo strepitoso. Il libro è chiamato L'ultima diva. Ecco, però è sua mamma, no? Sì. Oltre una diva. Era mia Ma mamma, il ricordo, certo. Ricordo più intimo, certo. No? Più quello che ogni tanto le torna in mente, una scena tenera che ricorda sua mamma, qual è? È difficile rispondere a una domanda come questa. Ho mille ricordi, naturalmente. Non abbiamo sempre vissuto insieme, ma abbiamo condiviso con, io credo, una profonda complicità, una grande quantità di momenti. Ricordo con particolare gioia un viaggio in Giappone che facemmo alla fine degli anni Ottanta, proprio con Piazzolla, che lei portò in tournée in Giappone, fra le tantissime tournée che fecero assieme in Italia, in Germania, in Francia, appunto,
persino a Buenos Aires, dove una cantante italiana non era così scontata, insomma. Ma ci fu questo lungo tour in Giappone in cui andai anch'io. Siamo alla fine nel 86, sì. Mi pare 87. E quindi ricordo i momenti condivisi, il divertimento, questo spettacolo straordinario che vedeva Astor in scena e anche il suo fantastico quintetto. E poi la sua gioia che in Giappone gli spettacoli si facciano presto al pomeriggio, abbastanza presto, molto prima che da noi, e che quindi ci permetteva poi di andare a cena. E ecco, sia io finalmente sia lei avere un momento passione con lei, un momento da mamma e figlia, insomma. Grazie a Martina Corgnati, sì, sì. E grazie a Cecilia Herrera e a tutti i musicisti. Quando ci sarà questo spettacolo Rinascerò, che è proprio dedicato a Milva? Sì, un omaggio a Milva. Ci sarà il 18 aprile al Teatro Manzoni, alle ore 21. A Roma. Però sono d'accordo con Martina. Forse non è stata omaggiata abbastanza, Milva, rispetto a quello che Ma forse perché ha una grande personalità. Le donne che hanno una grande personalità anche artistica, quindi hanno la possibilità di scegliere cosa vogliono fare, di solito sono sempre un po' messe da parte. Quindi penso che sia questa una lettura. Da questo punto di vista. Sì. Grazie a Cecilia, grazie a tutti i musicisti. Il 18 aprile, grazie. Grazie a Martina. Ciao. Torniamo.